perché noi scommettiamo sulla ottima riuscita dell'Expo e scommettiamo su una regione che ha talmente tante eccellenze che offerte tutte assieme, da Piacenza a Rimini e viceversa, possono promuovere una regione che può davvero attrarre tanto nuovo e buono turismo, all'agroalimentare, ai motori, al wellness, alla montagna, al mare. Insomma, è una terra che può offrire insieme con le città d'arte, i suoi borghi antichi, un patrimonio di ricchezze da offrire a coloro che vogliono venirla a visitare per starci più giorni come anche soltanto qualche ora. Siamo a pochi chilometri da Milano e dalla Lombardia, è giusto essere qui, è giusto esserci in forze ed è giusto utilizzare questa occasione per due motivi. Da una, presentare i prodotti dell'Emilia Romagna, che è stata nello scorso anno la locomotiva d'Italia nell'Expo, perché abbiamo eccellenti imprenditori che sanno, attraverso la qualità di ciò che producono, essere protagonisti sui mercati europei e internazionali, e dall'altra essere coloro che promuovono un territorio che ha grandissime eccellenze e ricchezze, come dicevo, da offrire. Io sono d'accordo sulla riforma che il governo sta portando avanti sul titolo quinto, è giusto che il paese si promuova all'estero tutto insieme, non ogni regione per sé. E noi vogliamo essere in questo paese protagonisti come una regione che anche dal punto di vista geografico è proprio centrale rispetto a tanti passaggi di infrastrutture che possono collocarla dagli aeroporti all'alta velocità, alla stessa portualità, in un contesto molto favorevole. Io credo che l'Italia nei prossimi anni dovrà investire moltissimo sul turismo. Noi abbiamo detto nel programma che abbiamo presentato alla legislatura appena iniziata che vogliamo dall'8,6% di produzione di ricchezza sul totale del PIL che produce l'Emilia Romagna arrivare a superare nei prossimi 5 anni la doppia cifra, e sono convinto che ce la potremo fare. In una parola, perché gli italiani dovrebbero visitare la vostra regione? Perché è straordinario.